Io sono sempre dalla parte dei cittadini perché si lamentano di un problema che è un problema serio, perché di fronte ad una strada che non è sicura si mette a rischio l'incolumità delle persone. Quindi io ho già avviato le procedure per appunto eseguire i lavori su questa strada e credo che già la prossima settimana la ditta sarà sul posto. Siamo in una situazione di estrema difficoltà in un territorio che è un colabrodo da questo punto di vista e le risorse finanziarie non consentono di intervenire bene su tutte quelle che sono le problematiche. La strada è già chiusa con un'ordinanza e mezzi pesanti, però nonostante tutto mettiamo i segnali, c'è chi non osserva l'ordinanza. Però visto che il tempo è così breve per l'inizio dei lavori, mi auguro che già dalla prossima settimana possiamo anche ovviare a questo problema. Sia dai problemi economici sia dai problemi burocratici, perché per fare una gara d'appalto e arrivare alla consegna dei lavori molte volte passa anche più di un anno. Quindi se non si mette mano anche a questa problematica, noi ci troviamo ad avere anche le somme disponibili per intervenire, ma la burocrazia ci blocca. Quindi la colpa non è stata politica, solo politica? No, la problematica politica non esiste, perché noi già 6 mesi, 7 mesi fa avevamo messo queste somme per risolvere il problema. Però purtroppo quando si fa una gara d'appalto si sa quando inizia, ma non si sa quando finisce. Stamattina siamo qui a protestare nonostante la pioggia. La pioggia è nostra compagna e noi vogliamo essere come lei, vogliamo essere battenti d'ora in poi, non lasceremo nulla al caso e faremo le nostre battaglie per la messa in sicurezza delle nostre strade e soprattutto contro l'indifferenza delle istituzioni. Ci dispiace stamattina, siamo contenti della presenza del Presidente che è venuto qua e ci ha guardato negli occhi e ci ha stretto la mano, tempi Covid, il pugno. E ci dispiace che non siano presenti il sindaco e gli altri amministratori del comune di Cestaniti e del comune di Briatico, che sono stati invitati probabilmente perché forse non riuscivano a guardarci negli occhi. Questa è non solo indifferenza, ma si tramuta anche in una grandissima mancanza di rispetto verso i cittadini, verso i contribuenti. Noi chiediamo il ripristino della strada al più presto e la messa in sicurezza, perché è comunque un'arteria principale che collega i nostri comuni a Vibo. Noi sappiamo che nei nostri comuni c'è ben poco, quindi ci dobbiamo recare nella provincia a lavorare, a studiare e a fare le cose della vita quotidiana, insomma. Quindi chiediamo la messa in sicurezza. Abbiamo chiesto e ottenuto l'ordinanza del divieto di transito ai mezzi pesanti, ma confidiamo nelle parole che ci ha detto il Presidente, che a breve inizieranno i lavori, che saranno monitorati da noi personalmente. E speriamo che questa situazione, insomma, che ne veniamo a capo, ma non soltanto per la SP82, ma per tutte le strade della nostra Calabria, perché non è possibile che noi per recarci in un posto, in un luogo, dobbiamo lasciarci una gomma, una macchina o anche la vita, come in questo caso. Noi chiediamo anche comunque la partecipazione attiva di tutti i cittadini, perché tutti passiamo da questa strada. La mattina passano gli autobus dove passa il futuro del nostro comune, i ragazzi, e noi siamo qui a gridare, a dire basta, perché non vogliamo portare fiori su queste zone, su queste strade.